Mondo variopinto di Elden Ring, incredibile! Come potete vedere dal mio look estivo altamente godoso ed energetico, per me sta per iniziare la Summer Season Ufficio Godosa Edition, cioè cercare di fare più video possibili in questa estate ricca di godo, incredibile. Ovviamente, come avevo accennato, anche la settimanella di luglio sarò un pochino impegnato, però dopo quella dovrei essere libero, incredibile. Però in questa settimana incredibile, questa summer routine sta cominciando a iniziare e sono successo ovviamente un sacco di cose incredibili. Infatti ho pianificato di finire Elden Ring, nello specifico la Sus Run, perché come ormai saprete l'espansione Shadow of the Earth è uscita, io sono in full blind, non so niente, mi sono eclissato da tutti i social. Per me l'espansione di Elden Ring deve essere fatta in full blind, perché è il mio unico modo che ho nei confronti di Elden Ring di perdonarmi per come l'ho giocato la mia prima volta. Però di questo ne parlerò nel primo episodio della Sus Run dentro Shadow of the Earth, incredibile. Ovviamente questo gioco qui su Steam si è aggiornato, quindi probabilmente quando vedrò qualche caricamento screen con qualche immagine del DLC mi chiuderò gli occhi, guarderò da qualche altra parte, che vorrei cercare di non vedere niente, incredibile. Allora ragazzi, il mio piano, come vi stavo accennando, ho degli appunti attaccati là, è finire la Sus Run, quindi oggi dovrei riuscire a registrare 4 episodi di Elden Ring, ero full day di Elden Ring, non so se ce la farò, dipende da un sacco di fattori, vediamo un po'. Quindi più o meno ho ancora una decina di giorni di differenza tra me e voi, più che altro perché farò uscire molti più episodi di Elden Ring e probabilmente per quando vedrete questo video ve ne sarete resi conto, incredibile, probabilmente prossima settimana finalmente inizio a registrarla, incredibile. Il menu di oggi, in questo 18° episodio, sarebbe fare tutta Villa Vulcano, incredibile, fare Gigante di Fuoco. Poi, episodio 19, Faro Masula, con il nostro adorato Lupotto, con la Runa della Morte, incredibile. Poi, io ho in mente di fare il finale, lo so, me lo avete anche scritto, hanno aggiornato, con le DLC Elden Ring, adesso si può usare la cavalcatura contro la Elden Beast, ragazzi. E l'episodio finale della Sus Run, l'episodio 21, sarà ovviamente Sus vuole glorificarsi con Malenia. Cosa vorrà da Malenia? Non si sa. Io lo so, purtroppo, perché me l'ha detto ed è una cosa veramente Sus. Se ricordo bene, ragazzi, non registro Elden Ring da, penso, più di una settimana. Esatto, dobbiamo eliminare il Mog Fake, tra virgolette. Ovviamente, ragazzi, meno male che io ho registrato nell'episodio scorso Mog e Radahn, perché a quanto pare anche nell'aggiornamento hanno messo qualcosa di Sus al mausoleo di Mog, e io non ci tornerò mai più fin quando non compro il DLC. Iniziamo questo episodio incredibile eliminando questo Mog incredibile. E per il resto, ragazzi, in fondo questa non è una perfect run, ok? Io spero di riuscire a recuperare tutti i talismani, perché ovviamente per voi non ci sarà, ma per me ci sarà un gap tra il finale della Sus Run e l'inizio di Shadow of the Earthly, perché probabilmente dovrò fare un po' di livelli, ragazzi, perché io ve lo dico, l'espansione mi darà dei calci nei denti che Sus si ricorderà per le prossime 8 generazioni. Quindi come minimo io devo portare Sus almeno sopra il 150, quindi minimo 165 di livello. Ed è sempre basso, ragazzi, io credo sia in assoluto il DLC della From che faccio con il livello più basso. Io di solito quando ho fatto tutti i DLC di tutti i giochi della From, da Dark Souls in poi, ero con un personaggio minimo dal 250 in su. Ecco.
Ok. Molto bene. Allora, questa parte forse la farò quando recupererò le robe, perché sinceramente adesso, ragazzi, non è che mi ricordo molto bene tutta la strada sus per arrivare all'unico incantesimo che potrebbe tornarci utile. Tra l'altro finalmente abbiamo questo più uno, ragazzi, viva il godo. Prima di andare a parlare con la nostra signorina, che non ci ho mai parlato, ragazzi, qui ho sbloccato solo il falò e poi non ho fatto niente, vorrei eliminare questo simpatico Red Phantom che ci dà il tagliapizza. Non lo useremo mai con sus, però tanto per correzione, perché non fare questa cosa simpatica. Ok, abbiamo avvelenato il nostro amico. Ecco. Ciao amico. Dammi il tagliapizza. Molto molto bene. Inizieremo a fare le missioni di Villa Vulcano e poi arriveremo dal nostro Raikard Together. Incredibile. Ho sempre adorato che questo cavallo del crogiolo ti attacca solo quando finisci la missione. Molto carino come cosa. Eccoci qua. Usa la chiave che ti ho consegnato e inizia a lavorare. Incredibile. Qui me la ricordavo che c'era la porta invisibile. Ah, oh, ma quanto siete belle, eh? Ragazzi, me lo ricordavo. Non ci provare. Ma se io facessi una botta di creatività, ragazzi, come la prendereste? Così. Una botta di creatività. Beh, che dite, eh? Questa non era quella porta tipo che si apriva quando la colpivi non so quante volte? Ricordo male? Ok, no, questa si apriva subito, me lo ricordavo. Profumiere corrotto, fantastico. E poi qui non c'era pure un altro cavaliere di quelli lì che mi stanno tanto simpatici? Quelli super aggressivi? Mi ricordo che ce n'è. Ammazza, raga. Oh, vedete che qui un po' di memoria incredibile mi è venuta, eh? Un po' di memoria muscolare. Sciottato, ragazzi. Non vorrei dire niente, ma Sus ha dimostrato della potenza incredibile. Artiglie e limiere. Ora, non mi ricordo bene. Vediamo un po'. Se non sbaglio, mi apriva a tutta quella parte Sus qui dentro al vulcano, no? Esatto, vedete? Eccoci qua. Dito sanguinato. E qui c'è la nostra prima missione. Istvan, quello che ci ha aiutato a inizio gioco. Porello, povero Istvan. Possiamo pure, come dire, divertirci un attimo. Povero Istvan. Porello. Oh, grande Istvan, colpiscimi, vai. Oh, Istvan è fortissimo, ragazzi. Perfetto, meno uno. E Mascaia, la corazza di lui che mi sa non è male, e basta. Va bene. Poi torniamo a Villa Vulcano. Proiettile magmatico, esatto. Che tra l'altro Sus è un binomante, quindi queste cose ci fanno solo che piacere. Poi, prossimo incarico. Apprendi abilità. Che poi lui è quel tizio che stava a inizio gioco. Ok, meno male, abbiamo comprato tutto da lui. Non mi ricordo come si fa la missione sua. Dovevo invadere qualcuno Sus per avere quell'altro incantamento da parte sua. Però non mi ricordo sinceramente dove, ragazzi. Qui, ragazzi, devo ancora eliminare il dragone, l'assassina quella lì, dungeon, ragazzi. Qui alto plotone ho esplorato veramente, veramente poco. Non era da ste parti? Ammazza, ragazzi, troppo forte. Fantastico, me lo ricordavo, vedi? Ecco. Un po' di ghiaccio Sus, amico. Intanto un po' di ghiaccio Sus, eh? Ok. Hai fatto la tua scelta. E due. Se non sbaglio, questa ampolla Sus era quella che non mi faceva far rumori? Esatto, va bene, molto bene. E poi non c'era Patches da qualche parte qui? Eccolo, eroe. Lama osso di serpe. Questa, se non sbaglio, era la katana che avvelenava, vero? Vediamo un po' se ricordo bene. Sì, è causa avvelenamento, perfetto. Lettera scarlatta. Look at you. I knew. Take this. Lettera di Bernal. Ah, lo vedi, me la dava lui. Bene. Allora, lui la voglio fare per il semplice fatto che mi dà un incantamento Sus di magma. Pure lui. Quindi lo vorrei fare. Eh già. Questa mi sa che è una di quelle cose che ho fatto forse una volta sola. Aiutare Bernal per avere questo incantamento qui. Non mi ricordo neanche dov'era. Mi sa qui però, vero? Vai, facciamolo, dai.
Questa, ripeto, è una cosa che ho fatto veramente solo una volta, quindi l'idea di farla mi attira. Guardalo. Ecco. Ammazza che sbrega quello. Allora, senti, lupo a lupo. Ammazza quanto salta il lupo. A lupetto. Ah, è morto? Ah, amici, mi sa che allora devo uscire. Io deduco che anche se è crepato mi dà la ricompensa, spero, dai. Spero. Sinceramente non pensavo morisse come un pollo. Quindi mi ha preso un attimo la sprovvista. Ok. Vabbè, io spero mi dia lo stesso il premio, ragazzi. Al massimo che devo fare? È andata così. Davo dove scontato che fosse fortissimo Berhan, non che morisse in maniera così sus. Elmo del lupo sanguinario. Questo è un set molto molto figo, eh. È vero, l'ultima missione di Villa Vulcana è il tizio che sta nella baita con la frusta, è vero. Allora, ti prego, dammi il premio anche se sei morto, dai. Ok, è ancora vivo? Sarà arrabbiato che è morto? Furia di Gelmir, eccola qua. Lo sapevo, eccola, me la ricordavo. Questo un po' mi dispiace perché mi sta tremendamente simpatico questo tizio. Però, ragazzi, che dovete fare? Lo so. Lui, ripeto, mi sta molto simpatico, quindi. Con il suo martellone sus. Guardalo. Mi sa che se mi prende con quell'affare sono cavoli, ragazzi, io lo dico, eh. Eh sì. Sono gli stessi attacchi che ci ha usato per aiutarci, porello. Ecco. E ora? No. Vai, sta per morire appena. Ecco qua. Morti. Tutto il suo set. Non c'era Burleane. Ah no, l'anello non me lo dava. Mi sa che me lo dava Patches l'anello sus. Candelabro di frusta di magma. Allora, amici, qui c'è da camminare parecchio, eh. Qui pure è una parte che mi esplorerò con calma. Quanto lo faremo secondo voi a queste creature sus? Va bene così, ragazzi. Ne parliamo un'altra volta. Allora, qui ci sono un sacco di nostri amici, sus, che tra l'altro il set di questi non è affatto male, eh. Io te lo dico. Questa scena è incredibile, quanto è emozionante fare questo percorso, sus. La prima volta soprattutto, eh. Ci prenda qua? No, ha preso Torrent, non ha preso noi, fantastico. Allora, ricordo bene, c'era un falò. Ah, meno male, vedi, vedi, vedi. Il falò della vita. Molto bene. Adesso dobbiamo arrivare al nostro amico nella baita. Secondo voi vi ricorderò la strada? Spero di sì. Non mi faceva l'inchino? Ehi, fai un po' l'inchino, me lo ricordo, eh. Esatto, bravo. Fatta una bevuta. Ecco. Molto bene. Adesso andremo a eliminare il nostro Fugeda. Tu non vedi, ma lei che te dà una botta in testa e poi ti trascina lì? Oppure si apre una botola e cadi di sotto? Sta cosa mi ha fatto sempre ridere. Sus, preparati perché stai per affrontare una sfida degna del vostro sus. Stiamo per affrontare il serpentone Rygard. Mannaggia a te. Voi dovete sapere, ragazzi, che Rygard è un pochino sus e lui prova sempre a diventare più sus del vostro sus. Ma lui non capisce che solo sus può essere il vero Lewd Champion. Anche se ho perso la cintura incredibile, e Rygard che c'ha? Non ce l'ha le cinture incredibili. Lui c'ha sta villa e tutte le cose lussuose, c'ha quella bella signorina. Un giorno sus avrà tutto questo e altro incredibile. Quindi sus, prendi quella lancia incredibile e vai a picchiare questo infame.
possa vincere il premio Best Design, ragazzi, eh. Questa spada, ragazzi, quante volte l'ho usata? Mamma mia, le mie run passate. Io sono King as a family. Together. Fantastico. Uno. Ah, forse era la fase 2 allora che si stanava facilmente. Ah, forse era la fase 2. Che fail, ragazzi. Ho fatto proprio uno di quei fail clamorosi. Forse la facciamo? Peccato. Peccato, ragazzi. Non stava andando male. Forse ce la facciamo? Forse? Dai, dai! Ok, wiu! Sto cominciando a portare tempra su, però puramente ci serve, eh. Ragazzi, andiamo a sbloccare la runa di Rygard, che me lo ricordo, era questa qui. Prossimo episodio, che per me è subito, però per voi sarà tra qualche giorno, incredibile. Elimineremo il gigante di fuoco e andremo a fare una Sula, incredibile. Eccoci qua. Vai. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio incredibile con tanto nuove avventure sus verso il finale e poi l'espansione gloriosa, incredibile. Al prossimo episodio.